Carissimi tutti, buongiorno. Desidero raggiungervi per un semplicissimo messaggio di saluto in questo tempo di nuova pandemia, di questa nuova forma, pur non essendo così grave come quella dei mesi scorsi, ma vedo che è ancora molto preoccupante per tutti. Desideravo esservi vicino proprio a tutta la mia comunità per un saluto e dire che nel momento particolare vi accompagno con la preghiera, nel ricordo della messa, soprattutto affidandovi al Signore e alla protezione della Beata Vergine Maria, nostra Madonna della Pieve, che sempre ha mostrato tanta attenzione e tanta delicatezza nei confronti della nostra gente, ma anche ricevuto uno sguardo di predilezione da parte di tutti i quinzanesi continuamente che la invocano e la pregano. Uno dei motivi per cui vi voglio raggiungere non è soltanto questo così per un saluto semplice, ma anche per ricordare a tutti i nostri impegni, i nostri momenti, soprattutto per la preghiera e per la celebrazione dell'Eucarestia. Desidero, prima di passare a questo, dire un grazie a tutti i catechisti per quanto stanno facendo nei vari momenti della preparazione, del cammino e della vicinanza verso i loro ragazzi, come segno di grande affetto, di grande amore. Vedo i tanti messaggi, i video che mandano, le schede che stanno preparando. È stato un lavoro di partecipazione, di collaborazione, di aiuto, di comprensione alla fine durante l'estate, alla fine dell'estate, poi confermato con il mandato, e adesso vedo che con grande responsabilità e segno di grande anche apostolato vengono verso tutti quanti. Ecco, vorrei raccomandare per tutti, catechisti, ragazzi, genitori, adulti, anziani, per quello che si può, la nostra partecipazione alla vita della comunità attraverso la Santa Messa. Vedo che siete anche bravi in linea generale, pur essendo aumentati i numeri nella Chiesa, a mantenere le distanze, ad essere rispettosi dei vari protocolli, perché il momento è delicato e tutti dobbiamo avere questa responsabilità. Credo che prima dei tanti decreti e protocolli vale di più la responsabilità che ciascuno ci mette. Quindi grazie davvero anche per questo. Un grazie anche a tutte le persone che tengono da conto la Chiesa, nella pulizia, nell'ordine, nel cercare di igienizzare continuamente, perché, come già vi dicevo in altre occasioni, anche questo è un grande impegno, un grande aspetto. Domenica questa ci sarebbe stato l'incontro di tutti i ragazzi alla quinta elementare, prima e seconda media nel pomeriggio. La quarta giornata dedicata ai poveri che Papa Francesco ha voluto. Ma l'incontro del pomeriggio salta per i motivi che abbiamo già ricordato. Non dimenticate però di seguire nella preghiera attraverso anche quei canali che via online l'oratorio parrocchia mette a disposizione, in particolare la radio a tutte le messe, potete seguire la celebrazione. Poi alle ore 10 in YouTube viene registrato, in Facebook eccetera viene trasmesso, potete anche questo seguire. Domenica è anche, ricorre come già messo sul giornalino della Pieve, i 50 anni della morte di Don Pino, un sacerdote molto caro alla nostra gente e ancora molto vivo nella mente, nella memoria dei nostri anziani. Quindi alle 18:30 la sera ci sarà la Santa Messa presieduta dal vicario episcopale per il clero, Monsignor Angelo Gelmini, celebrerà ricordando questo sacerdote, ma anche un pensiero sul sacerdozio. Vedete, carissimi, preghiamo il Signore anche per le vocazioni, che abbia a mandare ancora sacerdoti in mezzo alle nostre comunità e che abbiano ad amare con il cuore di Cristo, ad avere un cuore, come dice Papa Francesco, sentendo l'odore delle proprie pecore del gregge a noi affidato. Siamo vicini anche alla fine dell'anno liturgico, che terminerà domenica 22, con la giornata, la festa di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, e anche la festa di Santa Cecilia. Non potremo celebrare come gli altri anni con tutti i cori parrocchiali e la banda. Qualcosina vedremo quel che riusciamo a fare, sarà tutto limitato, quest'anno un po' così, insomma, lo sappiamo. Poi inizierà l'Avvento. Vi manderò successivamente un altro video dove per il cammino dell'Avvento, l'invito alla partecipazione, alla preparazione, spiegando anche brevemente il nuovo messale che la Chiesa ci ha affidato, con anche le nuove formule di preghiera, in particolare quella del Padre Nostro, che ormai tutti abbiamo un pochino sentito, che cambia quella formula, ecco, di non abbandonarci alla tentazione. Ma i modi, i tempi sono ancora tanti.
Per ora non ho altro da aggiungere, se non quello che avevo messo sull'inizio, sulla copertina del nostro bollettino, forti nella fede. Dobbiamo essere davvero forti, forti proprio dando il buon esempio, la buona testimonianza e ringraziando il Signore che non ci abbandona mai. Vi accompagno con le mie preghiere, ricordo nella messa e tutti vi affido alla protezione di Maria. Proprio attraverso di lei vorrei invocare su ciascuno di voi la sua benedizione, la sua materna protezione. Vi saluto, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto e mi congedo da voi proprio con questa benedizione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti, buona giornata e il Signore vi accompagni ogni giorno. Grazie.